Allora, calcolate questo. Stiamo affrontando la mia seconda run. Mi sono rifiutato di guardare qualunque video di lore, qualunque documento wiki, e mi sono rifiutato di studiare una mia teoria definitiva da integrare con quella internazionale e quella che mi arriverà tramite traduzione e collaborazione universale per portarvi delle risposte. Questa è la mia seconda run. È letteralmente la seconda run. Quindi stiamo speculando, non vi sto dando risposte, ok? E non voglio darvele perché ci saranno video in cui ve le darò. Ci saranno. Alcune di queste saranno una sorpresa, non vi dico come arriveranno, sarà una bella sorpresa, vi farà molto felici, ma non è ancora il momento. Quindi ascoltatemi. In queste discussioni è lecito avere dei dubbi e non avere delle risposte, ma mi permetto di dirvi una cosa terribilmente avventata. Vi sto per dire una cosa avventatissima. È una sparata. È una sparata, d'accordo? Molti di voi hanno visto video che sicuramente hanno degli errori. Ragazzi, state molto attenti. Per l'amor di Dio, non fate la sciocchezza di sopravvalutare la figata che, è anglofono, allora ha ragione, è sbagliato. Dark Souls era così mal tradotto che noi tutti, me compreso, siamo cresciuti con una marea di stupidaggini causate dall'impulsività del fidarsi di quello che è stato il lavoro occidentale di localizzazione. Quindi mi raccomando, mi raccomando. Ci avevo messo 10 anni a capire quello che è accaduto a Dark Souls e capire Dark Souls 3, diciamo, 4 anni dopo la sua release. Quindi, vi faccio questa sparata. Secondo me, e potrebbe essere un errore, potrebbe essere un gigantesco errore che correggeremo in futuro, ma questa è la seconda run. Godiamocela così com'è. Quindi, con le pinze, però secondo me. La belva ancestrale non doveva essere sempre il boss finale, doveva essere come la luna, la presenza. Doveva apparire solo se rompevi il piano della volontà superiore. Se tu accetti di ricostruire l'Elden Ring con il finale base, non doveva arrivare la volontà superiore. Ragazzi, vi spiego come sarebbe dovuto andare secondo me. Ok? Uccidi Radagon. Radagon cade a terra. Ok? E hai una scelta. Vuoi ricostruire l'Elden Ring? Sì. Usi la statua di Radagon, non di Marika. Le metti la testa. Prendi la runa conclusiva dell'Elden Ring e lo ricostruisci come la volontà superiore vuole. Tu diventi il nuovo mastino. Tu sei il nuovo mastino della volontà superiore. Hai bruciato l'albero madre per farlo ricrescere a nome, immagine e somiglianza del nuovo ordine aureo. Provi a smanettare o a farti gli affari tuoi con il potere ottenuto grazie alla grazia? Grazia che ti ha dato la volontà superiore? Sei tornato in vita grazie a lei. Hai sconfitto i demigod grazie a lei. L'uso delle rune è la volontà superiore che permette alle anime di essere tramutate in esse in potere. Ti fai i cazzi tuoi? Appare la manina, prende Radagon, te lo strappa da davanti, la trasforma nella spada e arriva alla boss finale segreta. Secondo me doveva essere così. Secondo me doveva essere così e Elden Ring non mi ha dato fino alla fine una solidità nella microscopia tale da darmi fiducia. Io non mi fido abbastanza di Elden Ring per poter dire che ciò che dico è sbagliato al 100%. Perché Elden Ring cade su alcune microscopicità importanti, come Gurren e Malekith. E quindi.